Asia, Africa, Medio Oriente, Europa, America Latina. Con il progressivo disimpegno degli Stati Uniti e di Donald Trump focalizzati sulla guerra commerciale con la Cina, l'altro grande attore della politica mondiale lavora per riempire vuoti nelle aree calde, capovolgere alleanze, riprendersi il ruolo un po' appannato di protagonista. La Russia è tornata. Mosca dispiega all'esterno la sua proiezione di potenza su più fronti. Annessioni territoriali vecchio stile, vedi l'annessione della Crimea nel 2014, attività di spionaggio e interferenze politiche mai interrotte anche attraverso attacchi hacker altamente sofisticati dal Medio Oriente all'Europa. Interferenze attraverso finanziamenti e sostegno logistico a partiti o governi amici, forniture energetiche, presenza commerciale. Un gigante tecnologico che lascia trasparire elementi di debolezza, come nell'episodio gravissimo dell'esplosione nella base dei sottomarini nucleari della flotta del Nord nell'agosto 2019. L'ultimo colpo da maestro il presidente Vladimir Putin l'ha assestato nella partita siriana. A 2 settimane dall'offensiva lanciata dal leader turco Recep Tayyip Erdogan il 9 ottobre 2019, nel nord-est della Siria la situazione era completamente cambiata. Dove prima c'erano forze americane e curde, erano subentrati russi e siriani. Cosa ha ottenuto Putin? Ha garantito la sopravvivenza del regime di Bashar Assad e l'integrità territoriale siriana. Ha screditato Washington accusandola di aver tradito i curdi e destabilizzato l'area con un ritiro in realtà funzionale agli interessi russi. Ha continuato a controllare i canali di comunicazione regionale, in primis con l'Iran. Inoltre ha contenuto le mire espansionistiche di Ankara garantendo i limiti geografici della fascia di sicurezza. Insieme ha consolidato lo status di controparte affidabile per lo stesso Erdogan. Erdogan, che era il principale rivale di Assad, protetto dai russi, mentre ora ne ha accettato leadership e presenza militare alla frontiera. La Turchia, membro NATO, per di più ha ignorato i moniti USA acquistando sistemi missilistici di difesa antiaerea russi. Nell'ottobre 2019 Putin ha ricevuto nel suo buon ritiro di soci sul Mar Nero oltre 40 leader africani. Un vertice molto importante che ha segnato il ritorno in Africa della Russia, che era un partner privilegiato ai tempi della Guerra Fredda per molti paesi e ora nel continente si trova a dover fare i conti con la concorrenza di cinesi e arabi del Golfo per spartirsi le risorse. Oggi l'Africa è l'area con il tasso di urbanizzazione e industrializzazione più veloce al mondo. Entro il 2050 si prevede il raddoppio della popolazione totale, che già supera il miliardo. L'80% di questa esplosione demografica avverrà nei centri urbani, con oltre 100 città che supereranno il milione di abitanti entro il 2025. Infrastrutture, servizi, tecnologie, scambi culturali e commerciali, le potenzialità sono enormi. Mosca punta su energia, difesa, estrazione mineraria. Piace alle emergenti elite locali l'immagine di potenza alternativa al modello occidentale, associato alle ex potenze coloniali. L'export russo in Africa quest'anno ha raggiunto i 20 miliardi di dollari, in prevalenza armi e cereali destinati agli stati settentrionali. Egitto e Algeria coprono i 2/3 del business. Il doppio rispetto al 2015, ma sempre briciole a confronto con i 205 miliardi dei cinesi ben presenti sul territorio. In una continua ricerca di equilibrio, la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping sono in diretta concorrenza anche per il controllo delle risorse liberate dallo scioglimento dei ghiacciai nell'Artico, ma collaborano nella nuova via della seta, che passa in aree sensibili e considerate da Mosca di propria competenza, come ancora l'Ucraina. La Russia non abbassa la guardia sulle ambizioni della vicina potenza in piena ascesa che tenta di contenere. Malgrado la debolezza interna per la stagnazione economica, presidia l'est per restare perno di sistemi di alleanze strategiche spostati verso l'Oceano Pacifico. Dal canto suo, dopo i rivali Stati Uniti e la diffidente Europa, Pechino non ha davvero bisogno di un nuovo ingombrante nemico e sta attenta a non fare troppe invasioni di campo. In un assetto multipolare, le grandi potenze devono ridimensionare le proprie ambizioni egemoniche, ma la corsa a nuovi ruoli di leadership e alla spartizione di ricchezze e mercati resta aperta.